más, con el pueblo somos más, 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 contigo somos más, somos más, con el pueblo somos más, más. Dopo le sconfitte degli anni Ottanta, il Movimento Popolare Boliviano si è preparato per realizzare il grande salto di qualità nella politica. Secondo lei, quando si realizza questa operazione? De acuerdo a estos resultados, habiendo obtenido la mayoría absoluta de votos, los ciudadanos Juan Evo Morales y Álvaro García Linera han resultado electos presidente y vicepresidente de la República. Possiamo dire che l'evento storico che ha cambiato non solo il volto della Bolivia, ma io penso dell'intera umanità, sia stato il 18 dicembre del 2005, quando Evo Morales Ayma vince le elezioni in Bolivia con il 53,7% dei voti. Diciamo che per la prima volta nella storia dell'umanità un leader sindacale, campesino, cocalero, il leader degli ultimi cosiddetti della terra, diventa presidente della Repubblica e presidente boliviano. Ed un ex guerrigliero, che ha fatto la lotta armata, è stato diversi anni in carcere, Álvaro García Linera, diventa vicepresidente. Mischiando, come dicono loro, contaminando, mesclando quella che è la cosmovisione andina tipica di Evo e le lotte, la cultura dei movimenti sociali di Evo Morales con una cultura, la chiamerei marxista, ma più che marxista in senso generale, la cultura di Mariátegui, no? in America Latina, riportata oggi all'attualità. I risultati delle elezioni del 2005 sono dei risultati, come dicevo, storici, ma anche rispetto al ritorno della democrazia in Bolivia. Il ritorno della democrazia viene segnato come nel 1982, però nessun presidente dall'82 era diventato, diciamo così, un rappresentante istituzionale facendo riferimento solo alla forza elettorale e alla forza popolare della Bolivia. Il 22 gennaio del 2006 Evo Morales si presenta con la sua camicia tipica, no, andina, la sua giacca di alpaca, eccetera, e si presenta e appunto con la fascia presidenziale, no, viene decretato che lui è il nuovo presidente della Repubblica. Mette la mano sul cuore e per la prima volta un presidente della Bolivia alza il pugno sinistro, proprio inizia una nuova era, una nuova storia della Bolivia. Para recordar a nuestros antepasados, por su intermedio, señor presidente del Congreso Nacional, pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, Apehuayqui Tumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros en la zona del trópico de Chabamba, por los hermanos caídos en la defensa de la dignidad del pueblo alteño, de los mineros, de miles, de millones de seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio.